Hai il primo. Ora devi sbrigarti a raggiungere il deserto e trovare il secondo prima dell'alba. Dopo aver trovato il primo medaglione, Drag l'apprendista si addentrò fra le pericolose dune a est. Su cui domina un ladro con un dono: controllare la sabbia! Altro deserto? Bleh, in bocca ho ancora la sabbia del mio ultimo viaggio! Thank you.
devi essere il giovanotto convinto di poter rubare il mio medaglione, disse il ladro quando vide l'apprendista. Vediamo se sei abbastanza scaltro da prenderlo. Mi vuoi sfidare in una gara di ballo? Ma davanti all'apprendista, il ladro creò un complesso rompicapo. Sinceramente, preferirei la gara di ballo. Ora, piccoletto, se vuoi scusarmi, io mi metto in disparte e resto a guardarti fallire miseramente. Riuscirà il giovane apprendista a cavarsela? Forse, perché il subdolo ladro non aveva tenuto conto di un particolare. La telecinesi di Drac l'apprendista. Telecicche? Il protagonista della storia riuscirà a spostare quel grosso masso con i suoi poteri. Adesso, ladro! Gridò l'apprendista con tuono di sfida. Oh, Scarabei! Mi ero giusto messo comodo. Ma devi ancora superare le altre mie prove. Un'altra carta! Devo ammetterlo, anch'io voglio finire la raccolta. Ah!
Ma Drac l'apprendista non ebbe nemmeno un attimo per riposare, perché il ladro aveva disseminato il percorso di trappole. Wow, ora sembra potentissimo! I suoi pugni saranno fortissimi! Abbiamo tutte le carte di questo capitolo. Siamo un'ottima squadra. Ah!
L'apprendista sapeva di dover mettere le mani su quel tesoro a ogni costo e così superò tutte le prove del secondo level. Ah!
Mi è venuto il fiatone solo a guardarti. Tuttavia, devi ancora superare la prova finale. Pensi che non riuscirò a superarla prima che scada il tempo? Ah, guarda, impara! Yeah.
grande! Drac l'apprendista superò con facilità l'ultima prova del ladro. Tuttavia... Maledizione! Devo ammetterlo, giovanotto, mi hai battuto! Meriti il mio medaglione, ma sfortunatamente non ce l'ho. Cosa? Mi hai ingannata! Mi spiace, amico. Secoli fa si frantumò e per gelosia i miei compagni nascosero i pezzi nell'oasi. Se vuoi il medaglione, dovrai cercare lì i frammenti.